Ma noi, come sappiamo, dobbiamo andare lì e giocarci partita per partita, anche se sappiamo che il Bologna adesso è una squadra più in forma del campionato, come hai detto te, però noi andiamo lì per non regalare niente, quindi il minimo risultato sono portare due partite a casa per lottare ancora per i playoff. Per quanto riguarda l'inizio del campionato, ma come sai, sono le prime partite, quindi può anche passare questo, però adesso vedo un gruppo molto amalgamato e quindi stiamo facendo bene. Dopo le 3 vittorie contro il Godo, adesso pensiamo comunque andare avanti. L'obiettivo per il Nettuno dichiarato, insomma, è l'accesso ai playoff. Parte Bologna che sembra, insomma, una delle favorite meno per vincere la regular season. Contro chi, secondo voi, dovete, insomma, fare la lotta? Magari proprio contro il Grosseto? Ma sì, il Nettuno come ogni anno, insomma, diciamo, ispira ai playoff. Quest'anno a maggior ragione perché veniamo da 2 anni, insomma, che come sappiamo il Nettuno non si è classificato ai playoff. Sì, io la squadra del Nettuno la vedo molto competitiva con tutte le altre squadre. Come sappiamo il campionato italiano è molto corto, quindi dobbiamo giocarci partita con partita e vedo che comunque le squadre sono tutte competitive, al di fuori delle neopromosse, adesso il Novara e il Godo, che sono un po' a livello un po' più, diciamo, inferiore, però penso che è una lotta a 6. Senti, quello visto col Godo, secondo te è il vero Nettuno o c'è ancora qualcosa da migliorare? E poi si è dimenticato del tutto la brutta sconfitta col San Marino? Ma io penso ancora di no, perché come sappiamo adesso è ancora l'inizio, quindi penso che il Nettuno può fare ancora tanto con gli elementi che abbiamo, soprattutto i giovani nettunesi che stanno facendo bene. E penso che comunque le sconfitte con il San Marino sono da dimenticare perché diciamo che è storia ormai, quindi pensiamo alle squadre, insomma, da affrontare più in là. Ancora dagli retrosi pesanti, se il primo eliminato. A posto di battuta della seconda base, Paglio.
assist di Chris Wilson. Vario il secondo eliminato. Prossima battuta del primo base, Biscay. Guarda il ballo qua per magari. Ma ce la voglio di Pischetti. Ciao. Ciao. Pure tu i panini si accosta. Il box di battuta è il battitore designato Perez.